Bene, vogliamo fare un bilancio di questa convention che ha visto comunque i maggiori operatori italiani sull'Egitto tutti insieme, senza i loro marchi, ma per un qualcosa di molto più grande che è il rilancio dell'Egitto e anche dare anche il senso della sicurezza in Egitto. E torniamo da questo viaggio e la conclusione è che avete visto noi dare tutte quelle garanzie per la ripresa, no? dei voli. Infatti, più che altro è stata una comunicazione che noi già il 5 di marzo riprendiamo a volare regolarmente, quindi investendo, ci crediamo perché investiamo i nostri soldi nel noleggio dei voli, e questo da parte nostra, da parte della compagnia aerea, lo stesso impegno, no? Una cosa che vorrei dire, non doveva sembrare un appello nostro disperato, no? Era una comunicazione che riprendiamo i voli, quindi non è che aspettavamo una con indecisa posizione, riprendere o non riprendere, eccetera. D'altra parte l'invito con voi è stato perché siete quelli che potete dire domani mattina che a Sharm ossia confortate tutte quelle che sono state le informazioni nostre, la nostra presa di responsabilità nel organizzare un viaggio, e la testimonianza vostra è quella che il sole c'è, no? Differenza tra Sharm 4 ore fa ad adesso, no? Che siamo arrivati a Roma è tantissima. È un posto tranquillo, un posto che non dà nessun cenno di preoccupazione. Quindi d'altra parte ci sta anche una cosa che credo e mi auguro i clienti stanno aspettando che si riprendano i voli per l'Egitto, perché chi decide di andare in vacanza da adesso fino a maggio o fino a giugno non ha un'alternativa che l'Egitto. Se dice metto il costume da bagno in valigia e parto, no? Con 4 ore di volo, 3 ore e mezza di volo, con 500-600 euro, no? Non c'è alternativa. Quindi è anche una speranza da parte nostra che c'è una pronta lista dei passeggeri che stanno cercando di realizzare e di effettuare la loro vacanza.